Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi secondo me tra Roma e Genoa l'ha vinta la precisione e oltre alla precisione in difesa anche la cinicità sempre dalla parte difensiva, perché oggi la difesa della Roma è stata molto superiore a livello difensivo e offensivo. Perché comunque il gol lo trasformava Mancini, ma io ho visto un Smalling veramente ordinato dietro, dove non ha fatto passare praticamente nulla. Una partita dove, se devo essere sincero, non ci sono state tantissime occasioni da gol. Una partita studiata fino alla fine, molto equilibrata alla fine tra le due squadre, perché anche lo stesso Genoa, per quanto ha perso oggi 1-0, ragazzi, in difesa ha sbagliato poco, cioè equilibrati in campo, molto equilibrati in campo. L'unica disattenzione, se vogliamo, è proprio nel gol, ragazzi, dove nel gol non è tanto una disattenzione, lì è proprio prendere i tempi giusti e anticipare il difensore avversario. Perché poi per il resto è una partita molto equilibrata, una partita, se vogliamo, ricca di ex, molto ricca di ex, tanti intrecci del passato, Destro, Strootman. Comunque hanno giocato alla Roma, lo stesso Zappacosta ha giocato nella Roma, poi dall'altra parte c'è il Shaarawy che comunque ha giocato nel Genoa, quindi una partita molto ricca di ex. Però ragazzi, inizialmente ho visto un tiro di Destro molto bello, mi è piaciuta tanto l'azione che ha fatto Destro contro Smalling, che ecco, forse lì è stata l'unica volta in cui Destro è riuscito a girarsi su Smalling, un bel avvitamento, lascia Smalling sul posto, tira forte e poi Lopez però blocca centrale perché la palla era centrale della Roma. Ragazzi, c'è stato giusto un tiro di testa di Smalling, dove però la palla scende poco. E sì, un tiro anche di Zajc molto molto alto. Poi ragazzi, arriva il gol, calcio d'angolo di Pellegrini che fa un bel corner, tira un bel corner. E lì c'è Mancini in terzo tempo, ragazzi, che salta, sovrasta proprio Masiello, gli prende il tempo e trova il gol dell'1-0. Lì Marchetti non può farci nulla. Bellissimo gol di Mancini, ragazzi. Mancini, ripeto, è sempre più leader di questa difesa, di questa Roma, perché o ti fa assist o ti fa gol. Comunque, ultimamente è molto decisivo. Quindi per quello ho detto che comunque la fase offensiva è stata decisiva e è anche equilibrata dietro. Perché comunque Mancini trova il gol. Poi la Roma ha avuto un'altra occasione con Pedro, dove ha tirato, tiro non tanto angolato. Infatti la parata di Marchetti è più spettacolare per il lancio. Poi ovvio, la parata la devi fare, bravo Marchetti a prenderla, però la palla non era molto angolata, era più verso il centrale. Comunque bel tiro da parte di Pedro e bella risposta da parte di Marchetti. E poi c'è stata anche un'azione di El Shaarawy, tipo dove riesce a scattarsene 2 o 3, però poi quando tira la palla va molto molto alta. Questo, ragazzi, è sostanzialmente successo tra Roma e Genoa nel primo tempo. Non c'è stato tanto da commentare, cioè qualche tiretto sì, però poi basta. Nel secondo tempo il Genoa parte meglio, cioè vuole trovare il gol comunque. Cerca di spingere e lo fa, però senza troppe conclusioni, anche lì non ne fa tante di conclusioni. Io mi ricordo tipo verso l'80esimo, 75esimo, adesso non mi ricordo il minutaggio esatto, un tiro di Scamacca, dove tipo Shomuro dove gli fa la sponda di testa, Scamacca di prima intenzione tira e la palla esce di poco, però anche quello è stato l'unico tiro pericoloso del Genoa nel secondo tempo, per quanto doveva trovare il vantaggio. E un Genoa molto equilibrato, però a livello offensivo, grazie a Smalling, la difesa della Roma ha creato poco. Ha creato poco. Una Roma che anche lei nel secondo tempo non crea tantissimo. Sì, c'è stato un tiro non mi ricordo più ora chi era quel giocatore che aveva tirato. Ah sì, di Pedro, ragazzi, un gol annullato di Pedro dove fa una bellissima cosa Pedro col tacco, un gol assurdo, solo che però poi la palla prende il palo e c'è Libor Camaiorà che fa il gol, però il problema è che Pedro era in fuorigioco, quindi il gol viene annullato a Roma, però il gesto atletico di Pedro che col tacco prende un palo è veramente bella bella come azione. Un tiro di Villar, ecco, anche un tiro di Villar dove la Roma ha preso un palo, anche se poi se andiamo a vedere se il gol, se fosse stato gol quello di Villar, penso che venisse annullato perché inizialmente in quell'azione lì c'era un fallo non fischiato al Genoa, quindi
Quindi qualora fosse entrato, penso che il gol sarebbe stato annullato perché c'era un fallo. Però bello il tiro di Villar, Villar che è entrato bene in partita, appena entrato, subito dimostra la qualità. E poi ragazzi, poi basta, cioè, questo è successo, ripeto, questo è successo. 1-0, una Roma che comunque prende 3 punti molto importanti perché Genoa non è una squadra da sottovalutare, è stata una squadra molto organizzata che ha tenuto testa la Roma, secondo me ha tenuto testa la Roma, solo che i singoli l'hanno decisa qua. Qua l'hanno decisa i singoli e sono 3 punti importanti perché la Roma comunque è al quarto posto. Siccome poi l'Atalanta deve giocare con l'Inter, cerca di tenersela distante, è sempre vicino alla Juventus, sta solo in meno 2 punti. Quindi la Roma, ragazzi, c'è, la Roma c'è. E poi oggi, comunque, ragazzi, ricordiamoci che ha vinto senza avere tu a centrocampo, che è quello che comunque dai contagiri, fa girare il pallone. Per tu è un tuttofare, quindi ha vinto senza avere tu, ha vinto senza uno Spinazzola dall'inizio. Ha vinto senza un Vigliar dall'inizio, ha vinto anche senza Mkhitaryan dall'inizio, quindi la Roma, cioè, ha fatto una buona partita, ha vinto con un Genoa molto in forma ultimamente, non facile come squadra, senza delle pedine importanti, quindi anche questa cosa qua gli va dato atto. E sicuramente ragazzi, il ritorno anche di Smalling in difesa vuol dire tanto perché Smalling veramente non ha fatto passare quasi nulla, a parte il tiro di destro nel primo tempo, Smalling era ordinato nelle chiusure, nei lanci verso destro che Smalling recuperava anche su destro perché è molto veloce, la stazza fisica che comunque tutti i colpi di testa per la maggior parte in difesa erano suoi. Quindi un'ottima Smalling che servirà tanto a questa Roma, ottimo recupero e complimenti. Complimenti alla Roma, ma complimenti anche al Genoa, perché anche al Genoa non mi è dispiaciuto, se devo essere sincero. Niente ragazzi, io direi che questo video può terminare qua, quindi se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like, commentate qui sotto nei commenti, fatemi un po' sapere voi cosa ne pensate di questa partita, soprattutto anche se vi fa piacere ragazzi iscrivetevi al canale, condividete il video con i miei amici, fate scrivere anche loro, e ci vediamo dopo col post partita di Hellas Verona Milan, che qua lì me la voglio vedere, vi porterò il video dopo, quindi a dopo, per adesso da Ale, Bianconero tutto, bella! Thank you.